zoppo è zoppo, senza, se poi non so zoppo, senza suola, senza tomaia, senza tacco, senza stringhe, senza niente, perché ha camminato male per 50 anni e adesso è diventato zoppo, ma fra poco diventerà una ciabatta sfondata. Basterebbe un ragioniere, invece qui abbiamo soltanto dei marpioni, dei furboni, dei polponi, dei ladroni, degli imbroglioni. Questa è l'Italia, perché in fondo questi sono gli italiani che non hanno mai vinto una guerra con lo stesso alleato dalla caduta dell'Impero Romano, un paese che senza carattere, senza senso civico, perché non ha senso dello Stato. Quindi no, 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 un paese secondo me sguagliato e spacciato. Penso che solo un ragioniere di Treviglio possa salvare questo paese. Cioè, prendiamo un ragioniere di Treviglio, un travette, lo portiamo a Roma, lo mettiamo, gli troviamo un piedaterra al quartiere Prenestino, un quartiere periferico e popolare. Lui la mattina bisogna accertarsi che non abbia impulsi sessuali, che sia scapolo, che sia tutto dedito al lavoro, che vada in ufficio con le mezze maniche. E la mattina prende la metropolitana, va a Palazzo Chigi. A Palazzo Chigi, la mattina, dalla mattina alle 8, alla sera a mezzanotte, fa i conti della serva. E raddrizza questo qua e poi riprende la bicicletta e torna a casa. Treviglio, io non ho avuto la fortuna di nascere a Treviglio, ma spero di morire a Treviglio e fare le braccia di una trevigliana.